Dunque oggi parliamo di un aspetto che in qualche modo è già stato toccato da vari punti di vista durante il corso. Nel senso ci andiamo ad occupare rispetto a quella che è la catena di misura che oramai avete visto più volte, avete visto anche declinata in varie situazioni, sia quando avete fatto misure di temperatura, avete visto delle catene di misura con un sensore, un sistema di condizionamento, fino alla visualizzazione del risultato, sia anche quando avete fatto misure di tensione con un multimetro piuttosto che con un oscilloscopio. Concettualmente c'è sempre questa catena. Fino adesso siamo stati un po' vaghi sulla parte che ci fa passare dal mondo analogico al mondo digitale. In questo vostro corso non entreremo nello specifico dei convertitori analogico-digitali, nel senso non andremo a vedere quali sono le tipologie, quali sono le caratteristiche di questi dispositivi. Nella lezione di oggi però vediamo quali sono le problematiche connesse con la conversione analogico-digitale, col passaggio dal mondo analogico al mondo numerico. In particolare, la conversione analogico-digitale di fatto consta di due passaggi fondamentali. Quello forse più famoso è il passaggio della quantizzazione, cioè quello che si traduce nel riportare una grandezza, cioè questo passaggio me lo aspetto, no? Ho una grandezza analogica che varia con continuità in un certo campo di valori, deve diventare un codice, deve diventare un numero, quindi devo trasformare il segnale in un segnale dove non ho tutti i possibili valori, non varia con continuità il risultato di una conversione analogica. Però per poter effettuare quella che si chiama quantizzazione serve fare il campionamento. Il termine campionamento è abbastanza generale come termine. Se io faccio una qualunque operazione, ad esempio di analisi statistica, io devo capire l'accettazione di un prodotto piuttosto che il risultato di una votazione elettorale, io seleziono delle persone da cui però voglio ricavare informazioni che per me devono essere rappresentative dell'intera popolazione. Quindi l'operazione di campionamento equivale al prelievo di un numero limitato di informazioni dalla, in questo caso è inutile parliamo in generale, dal mio segnale che io voglio misurare. Ovviamente, capite bene, più piccolo è il numero di informazioni, meglio è. Se io riesco a sapere, facendo una sola domanda a una sola persona, come si comportano milioni di persone, e ne faccio una sola, inutile ne faccio mille, perché ogni domanda costa, ogni campione che prelevo costa. Quindi devo capire quant'è il numero minimo di informazioni, ma anche come le devo andare a selezionare, perché anche nel problema delle indagini demoscopiche io se interrogo tutti i diciottenni su una problematica di interesse generale ottengo un dato che non è rappresentativo dell'intera popolazione, quindi in questi casi si vanno a pescare le informazioni variando l'età, variando lo stato sociale, variando la collocazione geografica, l'attività lavorativa. Allora, riportando ad esempio a qualche esempio più legato alle misure, se io voglio controllare l'evoluzione di temperatura di un paziente, ogni quando gli devo andare a misurare la temperatura?
è ovvio che anche da un punto di vista di accettazione dell'operazione, se io andassi ogni minuto a misurare la temperatura sarebbe uno stress utile o inutile. Allora, nell'evoluzione della temperatura del corpo umano sappiamo bene che la nostra temperatura evolve, ma con delle dinamiche abbastanza lente. Vedete, già sentite nel mio discorso introdurre alcuni concetti, cioè il modo con cui la periodicità con cui effetto il campionamento dipende dalla variabilità del mio fenomeno. Se il fenomeno varia lentamente, io lo posso osservare una volta ogni tanto. Se il fenomeno varia molto frequentemente, ovviamente devo andare con una maggiore frequenza di campione. Affronteremo fra un pochettino, anche prevalentemente dal punto di vista temporale, cioè intendendo per frequenza di campionamento ogni quanti secondi vado a prendere una nuova informazione dal mio segnale. In realtà spesso è un problema spaziale. Se voi dovete fare un monitoraggio ambientale, è evidente che vi piacerebbe mettere sensori che misurano l'inquinamento ambientale in ogni punto di una città o in ogni punto di un litorale, però è ovvio che ognuno di questi punti di misura costa. Allora, se avete una soglia di allarme e ne state mettendo troppo pochi, potete perdere qualche fenomeno che viceversa vi interesserebbe andare a rilevare. Quindi ne devo mettere sempre in un numero più piccolo possibile, ma tale da essere certi di non perdere contenuto informativo nel mio segnale di partenza. Quindi vedete, questa è una problematica riportata all'aspetto spaziale. Noi viceversa ci andremo adesso a soffermare sul problema temporale, cioè ho un segnale analogico che varia nel tempo. Potete immaginare un segnale di tensione, una resistenza, una pressione, una corrente, quello che volete. Il campionamento, da un punto di vista matematico, si traduce nel prodotto tra il segnale di partenza e un treno di impulsi di ampiezza pari ad 1, distanziati tra loro di un intervallo di tempo che chiamiamo T con C, tempo di campionamento. In molti testi trovate T con S soltanto perché in inglese campionamento si dice sampling. Quindi sampling time o tempo di campionamento. Vedete, se voi moltiplicate questa serie di impulsi di Dirac di altezza pari ad 1 per un segnale che varia nel tempo, se io faccio 1 per il mio segnale, ottengo il valore che quel segnale assume in quell'istante. In tutto questo intervallo di tempo in cui il treno impulsi è nullo, non ottengo nulla, quando ho il successivo impulso di campionamento ottengo nuovamente il segnale. Allora vedete, dal mio segnale di partenza sono arrivato ad una serie di punti. Il segnale era continuo nel tempo e nelle ampiezze. L'operazione di campionamento lo trasforma in un segnale discreto nel tempo. L'operazione di quantizzazione lo trasformerà poi in un segnale discreto nelle ampiezze. Ok? Quindi
parto da un oggetto che varia con continuità nel tempo e assume qualunque valore tra un valore minimo e un valore massimo di, della grandezza che sto osservando. Questa prima operazione dice, attenzione, non posso avere infiniti valori vicini tra loro al di sotto di una certa soglia. Quindi stabilisco quant'è la distanza e inizio ad osservarli. Allora, secondo voi questo T con C può essere qualunque? È legato alla dinamica del segnale, lo capisco intuitivamente. Cioè, se io avessi qua un segnale sempre fermo, che non cambia, io potrei prendere un punto, poi non prenderne più. Tutta l'informazione contenuta in un segnale costante la prendo con un unico campione. Però, siccome se un segnale è costante, da certi punti di vista non mi interessa neanche tanto misurarlo, perché se io lo misuro è perché penso che mi sta variando da sotto, devo capire quanto deve valere questa T con S di questa T con C. Questo problema della scelta della frequenza di campionamento è forse il problema fondamentale nel mondo dell'elaborazione dei segnali. Capire come faccio a individuare la frequenza minima che sia in grado di mantenere il contenuto del segnale immutato. Minima perché da un punto di vista economico mi conviene avere il minor numero di informazioni utili. La minima frequenza che sia tale da non farmi perdere nessuna informazione nel segnale di partenza. Vi dicevo perché minima e non una maggiore della minima, perché se prendere una frequenza di campionamento più elevata vuol dire avere più punti, vuol dire anche semplicemente spazio di memoria in cui andarli a mettere. Se io ho un problema di monitoraggio ambientale, ho messo una centralina che mi fa il monitoraggio della CO2 in città e capisco che la CO2 varia con una dinamica delle mezze ore, no? Non è come può esplodere, non è che la CO2 esplode improvvisamente con un picco e poi scompare, poi se fosse un picco non mi interessa, non mi fa neanche male, no? Cioè improvvisamente un picco di CO2 non mi importa, però è la crescita del valore dell'inquinamento. Allora io che faccio? Se io lì prendessi un valore ogni microsecondo, riempirei la memoria di numeri tutti uguali, dopo un poco avrei la memoria satura e quella centralina non potrebbe prendere dati nuovi. Allora dice microsecondo troppo, lo capiamo subito, millisecondo troppo, secondi forse troppo, minuti, boh, quarto d'ora, 20 minuti, cioè non è che è possibile fare un discorso così, a occhio. Bisogna affrontarlo da un punto di vista matematico. Vedete, abbiamo qui riportate in maniera un po' più pulita quelle che sono le due problematiche che dobbiamo evitare. Dobbiamo evitare che stiamo campionando a una frequenza troppo bassa, e quindi alteriamo il contenuto informativo, cioè non riesco a prendere tutte le informazioni che mi servivano, oppure ho informazioni ridondanti, sono i due estremi. Se prendo troppi punti, se campiono a una frequenza troppo elevata, ho informazioni ridondanti. Se campiono a una frequenza troppo bassa, ecco che altero il contenuto informativo del mio segnale. Allora, c'è un teorema, il teorema fondamentale del campionamento, che diciamo, fa capo a un tal Shannon, che era un ricercatore nel mondo delle comunicazioni. Trovate poi la stessa questa condizione
In qualche libro di testo la trovate indicata come condizione di Nyquist, e probabilmente anche nei corsi di, già di controlli vi è stata in qualche modo introdotta. Cosa ci dice questo teorema? Che se c'è un segnale che ha una frequenza massima F0, la sequenza campionata contiene le medesime informazioni del segnale di partenza se la frequenza FC è tale che valga FC maggiore di 2F0. Devo campionare a due volte la massima frequenza contenuta nel segnale. Quindi, frequenza di campionamento maggiore o uguale di due volte F0, con F0 la frequenza massima contenuta nel segnale. Ce la segniamo perché è il nostro punto di riferimento. Poi, questo è un teorema, cioè vale da un punto di vista teorico, matematico. Poi vedremo che nella implementazione pratica qualche volta si cerca di portarsi a una condizione leggermente maggiore del se ho un oscilloscopio numerico, ci ragioneremo un attimo, ma probabilmente non devo solo rispettare Shannon, ma devo fare qualcosina in più. Tutto si collega alla possibilità di scomporre un qualunque segnale come somma di seni e coseni. Ora non so se questa... questo approccio di Fourier vi è stato in qualche modo introdotto, noi ci interessa come riferimento, ma non interessa in quello che andiamo a dire adesso. Praticamente il concetto è che io, se ho un numero di punti sufficienti, riesco a ricostruire tutte le armoniche presenti nel segnale. Quindi mi serve quest'occhiata al dominio della frequenza per capire bene. Allora, vedo uno che fa così, qual è il problema? O non vedi o non capisci? No, se non... No, no, ma ragazzi, siamo qua per questo. Allora, dovreste trasformare le... manifestazioni di disappunto vocali e facciali in domande, perché così sono utili, se no io non capisco, capisco un disagio, colgo un disagio, lo voglio aiutare, ma non ne ho la possibilità. Allora, problema che non si vede o problema che non si capisce di che stiamo parlando? Non si capisce la formula. Allora, la formula nel dettaglio, ma adesso la andiamo a riscrivere qua, dice solo questo: qualunque segnale può essere visto come somma di seni e coseni. In realtà molto spesso, piuttosto che vederlo dire somma di seni e coseni, un segnale x di t può essere visto come una componente continua, nel caso che c'è un offset, più una sommatoria di A con I, la usa N, usiamo N, A con N coseno di N omega T più B con N coseno di N, seno di N omega T. Questo si chiama decomposizione di Fourier di un segnale variabile nel tempo. Su questo ovviamente cioè, si sviluppano interi pezzi di corsi, per cui non è certo con riportandovi qua questa formula né che vi do la serenità che sia veramente vero, però dovete crederci, e ne entriamo nel dettaglio di come si fa a fare questa decomposizione, ok? Però ci dice solo che un segnale io lo posso guardare
nel dominio del tempo, che è il mondo dove lo guardo con l'oscilloscopio, cioè vedo il segnale che varia. Oppure posso fotografarlo, prenderlo e trasformarlo in un mondo dove non vedo come varia nel tempo, ma vedo quali sono le sue componenti armoniche. Se io prendo un segnale di un cellulare, questo sarà un segnale che varia nel tempo. Se lo trasformo nel dominio della frequenza, scopro che è un segnale a una certa frequenza. Perché? Perché è la frequenza che viene utilizzata per le trasmissioni GSM piuttosto che 3G e piuttosto che di altro tipo. Allora, questo è quello che dice quella formula. Quella formula dice che se io ho un oggetto strano così, io lo posso sempre trasformare in una somma di segni e coseni, con frequenze che vanno multiple da loro, segni e coseni. Dire segni e coseni vuol dire che uno è sfasato rispetto all'altro. Se voi andate a fare istante per istante la somma di questi valori, ottenete quel segnale lì. Cioè si può passare da questo mondo a questo. Vuol dire anche che tutte le informazioni che mi servono di questo segnale, perché vedete, quando io vedo un segnale nel tempo, non riesco a capire quali sono le informazioni necessarie, perché io lo vedo che varia, e quindi non riesco a capire qual è il numero minimo di punti che mi servono. Se io invece scopro che questo oggetto ha una componente a 50 Hz, una componente a 100 Hz, una componente a 250, una componente a 350 di ampiezza diversa e basta, vuol dire che la massima componente nel segnale è 350 Hz. E il teorema di Shannon mi dice che se io campiono con una FC maggiore o uguale a 700 Hz, io non perdo nulla del mio segnale. Ok? Allora, il passaggio nel dominio della frequenza serve per poter applicare Shannon. Nel dominio del tempo io non riesco a capire qual è la mia massima frequenza del segnale. Se io ho un segnale che varia nel tempo, dico: ma che frequenza di campionamento devo campionare? Non lo so. Lo devo portare nel mondo della frequenza e si fa con delle formule, cioè non so se sarete MATLAB piuttosto che qualunque altro programma di calcolo, gli mettete dei valori nel variabile del tempo, poi gli dite di fare la trasformata di Fourier e quello te li trasforma in ampiezze e frequenze. Questo è un altro modo di vedere quella stessa decomposizione di prima. È come io ho nel tempo vari seni e coseni che variano, che si sommano e ottengo segnali composti. Che cosa chiamiamo banda di un segnale? La banda di un segnale è la massima frequenza che sta all'interno dello spettro del segnale. Che succede se ho una frequenza, se capovolgiamo la relazione di Nyquist, diciamo che le F contenute nel segnale devono essere minori o uguali di FC mezzi. Cosa succede se io per caso
nel mio segnale una frequenza che è più alta di FC mezzi, scatta un fenomeno che prende il nome di fenomeno di aliasing. Il termine aliasing, alias vuol dire cos'è, l'alias di una persona, l'alias di un nickname, l'alias di un indirizzo IP, l'alias vuol dire un qualcosa che è collegato all'altro, però è altro, è diverso. Perché succede? Cerco di farvelo intuire immaginate che avete un segnale fatto così e prendete pochi punti, prendete un punto qui, un punto qui, un punto qui, un punto qui. Secondo voi questi punti vi sembrano appartenere a questo segnale o magari piuttosto ad un segnale fatto così? Vedete, non avete ricostruito il segnale, avete ricostruito un segnale che ha una frequenza più bassa di quella di partenza, che come vedremo è un alias della frequenza di partenza. Allora, per tranquillizzarvi vi do già la soluzione a come fanno gli strumenti numerici a non avere fenomeni aliasing. Cioè, se tu hai un voltmetro e vuoi essere sicuro che non si rompe, o un amperometro, vuoi essere sicuro che non si rompe, cosa inserisci per evitare che si rompa l'amperometro? Metti un fusibile che quando la corrente va al di sopra del valore che lui è in grado di misurare, non lo fa funzionare. Se hai un voltmetro, se vuoi proteggerlo per le tensioni al di sopra dei 500 volt, metti una protezione che è al di sopra dei 500 volt. Qui piuttosto che una protezione, tutta la strumentazione numerica ha, prima del quantizzatore e del campionatore, un elemento che si chiama filtro anti-aliasing. Il nome ci fa capire a cosa serve, che cos'è. È un filtro passo a basso, perché sapete, da certi punti di vista è più facile, se voi state facendo una misura di corrente, è più facile capire e fare dei ragionamenti per capire se la corrente sarà maggiore o minore di quella massima, no? L'avete fatto anche voi nelle esercitazioni, vi siete fatti dei conti sulla tensione, siete andati un po' calmi sul circuito e avete fatto in modo tale che la corrente non era al di fuori. Ma quando state facendo la misura di un segnale, e chi vi assicura che il segnale non varia più rapidamente di quanto voi pensavate? È diciamo impossibile essere certi della limitazione in banda di un segnale. Immaginate, voi giurate che la vostra temperatura, il vostro corpo evolve con una frequenza tale per cui insomma, mezz'ora è una frequenza di campionamento adeguata, e se improvvisamente avete un picco di corrente, quel picco di corrente di febbre, e quel picco di temperatura ha una dinamica maggiore di quella che vi aspettavate e la frequenza è più alta. Oppure gli avete dato una botta di tachipirina, brum, e la febbre scende bruscamente. Ok? Allora, il filtro passa a basso, filtro anti-aliasing passa a basso, è uno scatolotto che prende un segnale in ingresso qualunque e fa sì che il segnale in uscita abbia tutte le armoniche fino a una certa frequenza che si riportano in uscita identiche all'ingresso. Quelle oltre un certo valore vengono attenuate talmente tanto che non ci stanno più. Quindi il fenomeno aliasing, l'unico modo per risolverlo è buttare via le frequenze più elevate. Ok? Allora, però cerchiamo di capire meglio qual è il problema dell'aliasing.
Qui vedete, è riportato l'esempio che vi ho fatto. Se io ho un segnale a 520 Hz, campionato non rispettando Nyquist, il segnale a 520 Hz a quanto dovrei campionarlo? 1040 Hz, 1 kHz e 2. Se lo campiono a 500 Hz, succede che mi si trasforma in un segnale che ha una frequenza alias del multiplo di frequenza di campionamento più vicino. Poi vediamo con qualche esempio. Cioè, quant'è la frequenza di campionamento? 500 Hz. 500 Hz, vabbè, riuscirebbe a leggere bene solo segnali fino a 250 Hz. Quant'è la frequenza alias? 520 meno 500, io vedo un segnale a 20 Hz. Quindi sbaglio completamente. Quello che succede, il pasticcio che succede, si può vedere anche, qui l'abbiamo cercato di far capire nel dominio del tempo. Prendo pochi punti e quando li vado a mettere vicini non vedo più il segnale di partenza. In realtà si può anche far vedere nel... Scusate, non ho levato la suoneria. Ti chiamo a fine lezione. Abbiamo detto, ragazzi, che qualunque segnale può essere tradotto in un in uno spettro. Ha certe ampiezze per ognuna delle frequenze. Sono i diagrammi di Bode, non so se li avete visti. Quello che dovete prendere come vero, nel senso che non me ne do ovviamente nessun tipo di dimostrazione, è che se io ho un segnale la cui trasformata di Fourier è questo spettro, se io trasformo questo segnale nel segnale campionato, cosa succede? Qual è lo spettro di questo segnale campionato? Questo segnale campionato è, come l'ho ottenuto, abbiamo detto, è il prodotto di questo segnale per il treno di impulsini alti 1. Cioè questo più questo danno questo segnale. Matematicamente, se ho due segnali nel dominio del tempo ed ottengo un ulteriore segnale, la trasformata di Fourier di questo risultato è dato dal prodotto delle trasformate dei due segnali. È una legge. Qual è la trasformata di un treno di impulsi? La trasformata di Fourier di un treno di impulsi è un impulso a frequenza 0, un impulso a frequenza FC, un impulso a frequenza meno FC. Che succede se io faccio il prodotto di queste due funzioni? Ottengo
lo spettro così com'era e poi ottengo un'ulteriore duplicazione di questo spettro spostato di FC. Allora tenete presente che mentre noi vediamo solo le frequenze positive, le frequenze negative non esistono, no? Da un punto di vista matematico le frequenze negative esistono, cioè quando io vedo che ho uno spettro così, in realtà da qua c'ho anche l'altra parte. Quando io sposto sto segnale, mi trovo sto segnale fatto così. Allora, se FC è molto grossa, io questo coso l'ho spostato avanti e non ho interferenze, non ho nessun pasticcio. Questa come l'ho chiamata questa frequenza? F0. È la massima frequenza del segnale. Se io mi sposto di più di due volte F0, queste cose qui non si incrociano. Se mi sposto troppo poco, ho un'intersezione tra lo spettro di partenza e lo spettro replicato. Quindi l'aliasing nel dominio del tempo lo vedete col fatto che prendete pochi punti. Nel dominio della frequenza lo vedete perché le repliche dello spettro non sono sufficientemente lontane l'una dall'altra. Qui c'è un esempio giusto per capire se... Immaginate di avere un segnale che ha 4 armoniche, 25 Hz, 70 Hz, campionati a 100 Hz e avete anche 160 e 510. Cosa vedete di un segnale campionato con queste frequenze? Qual è l'unica frequenza che leggete bene? La 25. Ok? Perché la frequenza di Nyquist, cioè la massima frequenza che dovreste avere nel segnale, è la metà della frequenza di campionamento, 50 Hz. Poi vi ritrovate la 70 Hz, come ve la ritrovate? Qual è la massima, il multiplo di 100 Hz più vicino? 100 Hz. Vi ritrovate 30 Hz. Vi ritrovate una frequenza 30 Hz che è l'alias della frequenza F2. La 160 Hz vicino a chi è? Ai 200 Hz. Quant'è la distanza dei 160 dai 200? 40 Hz. E vi trovate una frequenza alias a 40 Hz. La 510 è vicina a 500. Vi trovate una frequenza alias a 10 Hz. Quindi se voi non sapete niente di Shannon, non avete messo un filtro passo a basso, non ne sapete niente, prendete dei punti di un segnale, voi molto spesso il misurando non lo conoscete, no? Non avete pensato di mettere un filtro passo a basso, un filtro anti-aliasing, e quindi prendete i campioni, perché vi è stato raccontato che è un sistema che meno di 50 Hz non ha. Immaginate, voi sapete 50 Hz, la frequenza di rete 50 Hz, quella con cui alimentate tutti gli apparati, dice vabbè, ma che sono le armoniche? Io ci sarà solo la 50 Hz, quindi campione a 100 Hz e mi trovo un segnale che c'ha 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz e 10 Hz e io ci credo, cioè non ho nessuna possibilità di distinguere una frequenza alias da una frequenza vera, cioè io non è che queste frequenze sono diverse e mi appaiono come diverse, sono delle, è come se fossero delle frequenze realmente presenti nel segnale. Quindi diciamo è un problema da eliminare sicuramente. Ora vi faccio un esempio in un campo, perché è ovvio che in alcuni campi elettrico-elettronici il concetto della frequenza di campionamento di Nyquist cose è genetico, cioè è assolutamente connaturato al ragionamento. Ma qualche anno fa noi...
sono stati messi in commercio i primi misuratori di portata di fluidi di tipo a campionamento, cioè erano degli oggetti che non facevano una misura in continuo. Attualmente la misura della portata di fluidi a casa vostra, l'acqua come vi viene misurata, e avete delle rotelle che girano, quindi è una misura in continuo, non è una misura che osserva la portata in alcuni istanti. La misura del gas, la portata di gas, voi contate i volumi di gas, quindi è una misura in continuo. Però sono stati introdotti dei misuratori a ultrasoni che facevano la misura in un certo istante, quindi è una misura tipicamente di questo tipo, in cui io faccio la misura in questo istante qual è la portata, poi la devo fare la volta successiva. Ebbene, questi misuratori funzionano perfettamente, funzionavano perfettamente, ci si è impazziti prima di capire, diceva, ma questo è scemo, cioè, nel senso che siccome non si era, il costruttore non aveva proprio pensato a problemi del genere, se avevi una tubatura in cui le cose, poi accendevi la vasca da bagno e avevi una fase in cui il contatore misurava, diciamo, allora sì, funzionava bene se tu accendi la vasca da bagno, però poi la tieni accesa per un certo periodo di tempo. Se invece tu, senza volerlo, apri il rubinetto, poi lo chiudi, poi apri un altro rubinetto, poi lo chiudi, così, alla fine il misuratore di portata, che vi deve dare la somma di tutta l'acqua che avete consumato nel giorno, sbagliava ma di quantità enormi, proprio per un problema di sottocampionamento, perché lui faceva le misure ad una frequenza che era giusta quando le variazioni di portata erano lente. Quando le variazioni di portata erano impulsive, faceva errori elevatissimi, leggeva proprio una cosa al posto. Ecco quello che vi dicevo, si va a introdurre un low pass filter, un filtro passabasso a monte di un sistema di campionamento, campionamento e conversione. In questo modo il segnale, che può non avere banda limitata, può avere una frequenza quanto vuoi, a quel punto io mi disinteresso, ragazzi, periodo preestivo, stiamo avvicinando alla fine dei corsi, se metto un filtro passabasso che taglia tutte le frequenze oltre un certo valore, il risultato, vedete. Allora, qualcuno potrà dirmi, però sto facendo la misura di un segnale che non è quello di partenza. È vero, cioè aver introdotto un filtro passabasso limita la mia capacità di conoscere il segnale, cioè sto conoscendo solo il segnale fino ad un certo livello di frequenza. Però, secondo voi, è meglio conoscere correttamente, ma senza un aspetto? Allora io voglio conoscere una persona, la interrogo su tutte le possibili cose, è meglio che sulle cose in cui la interrogo mi risponde onestamente, quindi la conosco correttamente, poi non so bene se gli piace una cosa di mangiare o se... Cioè, meglio che su alcune cose so che non ho informazioni. Cioè so che non ho informazioni oltre questa frequenza. Qui potrebbero esserci cose stranissime, quindi magari poi un giorno deciderò pure di approfondirle, perché poi se quello non mi piace, quella cosa da mangiare, meglio che lo approfondisco. Però meglio che nella zona di indagine non ho bugie, non ho alias, non ho inganni. In quella zona quello che sto misurando è corretto. Incompleto ma corretto. Vabbè, i filtri alterati non sono ideali. Vi faccio solo un esempio semplice di campionatore. Il modo più semplice di fare un campionatore è con due condensatori
e un interruttore, cioè un condensatore e due interruttori, scusate. Il circuito di campionamento prende il nome molto spesso di circuito di sample and hold, forse ve l'ho già accennato. Sample sta per campiona e hold sta per mantieni. Attenzione, non mi venite mai a dire, non dite mai a nessuno, dice c'è un circuito di campione e mantieni, perché non, cioè, questo si chiama sample and hold, giusto per capire di che stiamo parlando. Allora, ho due interruttori e ho due fasi di funzionamento di questo campionatore, la fase di sample e la fase di hold. Allora, in che consiste la fase di sample? S2 è aperto, S1 è chiuso. Che succede se è chiuso questo interruttore e questo aperto? Che questo condensatore si carica al valore di tensione che c'è in ingresso. Vedete, per me campionare vuol dire raccattare il valore di tensione del segnale. Quindi lui si carica. Voi sapete bene che la carica di un condensatore si fa con dei tempi che dipendono dall'RC di questo circuito. Quindi devo fare in maniera tale, per fare un buon campionatore, che questo RC, come sia, grande o piccolo, io voglio fotografare rapidissimamente il valore di tensione, questo RC deve essere il più piccolo possibile, in maniera tale che questo condensatore nel tempo più breve possibile si carica al valore della tensione del segnale. Questa è la fase di sample. La fase di hold invece si traduce nell'avere S1 aperto e S2 chiuso. Si apre la parte che sta verso il segnale e si chiude la parte che sta verso, questo è il campionatore, dopo il campionatore che ci sta abbiamo detto il quantizzatore. Allora, perché ovviamente se il valore di tensione se lo tiene il condensatore non lo dice a nessuno, a me non serve. Ce l'ha lui e non lo dice a nessuno. Io devo attaccarci qualcosa vicino per poi leggerlo, misurarlo, come vedremo, per poi tradurlo in un numero. E mentre io lo leggo, lo misuro, io voglio che questo valore resti costante. Non si scarichi il condensatore. Quindi la costante di scarica di questo circuito come deve essere? Elevato. Quindi voglio l'RC di carica di questo condensatore molto piccola, l'RC di scarica molto grande. Capite bene che posso lavorare solo sulle resistenze, perché il condensatore qua mi servirebbe piccolo, qua mi servirebbe grande, quindi lo devo mettere di valore intermedio e lavorare tutto con questa resistenza molto piccola e questa resistenza molto grande. È ovvio che questa è una schematizzazione molto semplice, nel senso i sample and hold sono anche abbastanza più complicatucci di questo, però alla fine, se andate a vedere all'osso, al di là dei componenti che ci vanno a mettere, alla fine sono due interruttori e un condensatore come core del comportamento.